Massimo Nicastro, con noi qui a Sinergie, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi qui a Milano nella Lounge del Copernico Blend Tower. Allora ti chiedo subito un commento estemporaneo su questo evento. Ottimo, ottimo, devo dire, sentire tanti punti di vista relativi alla nostra industria è stato per me un ottimo momento e mi ha aperto gli occhi su molti aspetti del business che qua in Italia è difficile ma anche molto accattivante. Ottimo, allora Massimo peraltro ha una lunghissima esperienza a Miami, infatti fa tanti anni che lavori come agente immobiliare, da oltre 20 anni. Sì, grazie per avermi detto che sono vecchio. Per cui... Ho sentito oggi il tema sull'avvocato, gli over 65, quindi va bene. Quindi Massimo Nicastro, oltre che venditore, imprenditore di lunga esperienza. La novità è che quest'anno sta importando in Italia con la sua American Real Estate il modello di intermediazione americano. Ce ne parli? Sì, semplicemente ho notato che c'è una certa differenza fra come vengono intermediati gli immobili e la velocità con cui vengono intermediati gli immobili negli Stati Uniti e in Italia. E penso che il mercato italiano sia pronto per trasformarsi e diventare più professionale, più vicino al mercato americano o anglosassone. I concetti che noi riteniamo fondamentali sono principalmente di ponere l'agente immobiliare al centro dell'attività e non l'immobile. In questo modo diamo l'opportunità all'agente immobiliare professionista di sviluppare le sue capacità nel tempo e grazie al modello che dà possibilità di avere commissioni fino al 100%, che dà la possibilità di avere un proprio team, sviluppare un proprio brand dentro a un cappello istituzionale che è dato da American Real Estate. Fammi capire quindi, allora la tua proposizione verso gli agenti immobiliari, stiamo parlando di strutture che vogliono accentrare un gran numero di agenti immobiliari, quindi imprenditori autonomi, abilitati ma indipendenti, godranno di tanti servizi e potranno avere, diciamo, dei piani provvigionali fino al 100%. Questo corretto, c'è. Corretto. Diciamo che in questo modo, oltre al 100%, noi daremo anche la possibilità, lavorando open book, di avere un profit share fino al 50% delle rese della American Real Estate che verranno stornati agli agenti che aiuteranno a far crescere la società. Perché? Perché il nostro obiettivo non è quello di avere tante piccole agenzie o di vendere il territorio, ma di fatturare sempre di più, e per questo andiamo verso il modello americano, che è quello dove c'è una macro agenzia con 200, 300, ci sono casi addirittura di oltre 1000 agenti in un'agenzia negli Stati Uniti. Quindi prima tappa è Milano, se non sbaglio? Sì, okay. Diciamo la prima tappa è Milano perché io sono di origine milanese, un poco. Okay. Milanese, ma sicuramente il piano è ambizioso e vogliamo piano piano occupare tutto quello che è la parte, l'Italia, diciamo. Ok. Piani per i prossimi 2 anni ne hai già fatti o dici apro Milano e poi vediamo? No, beh, Milano è la prima società, è il primo esperimento che facciamo, poi sulla base di quello tutte le varie città verranno aperte varie agenzie. È logico che per aprire un'agenzia con noi non è necessario pagare, ma perché non ci sono spese fisse, ma noi vogliamo almeno 30 persone, 40 persone e un fatturato consolidato. Perché noi lavoriamo solo sul fatturato, non sulle spese fisse. Ultima domanda, è un modello che funziona bene soltanto nelle grandi città o nella provincia italiana può avere un senso? Io penso che soprattutto nella provincia italiana potrà avere un senso, perché la persona locale conosciuta potrà con questo modello attingere a tutte quelle che sono le risorse locali e avere un rapporto ancora migliore con le persone nel proprio piccolo paesino, dove magari i rapporti umani sono ancora più importanti che non in una grande città, che è più impersonale. Perfetto, agenti immobiliari siete avvisati. Massimo Nicastro, Gerardo Paterno della Sinergie. A presto. Ciao.